Ciao, bentornati sul canale. Oggi siamo in spiaggia. Un attimo che mi sto perdendo l'accetta qua. Piove. Come vedete c'è Grizzly Metal Urbex con l'ombrello picchiato nella schiena. Sempre alla ricerca. Adesso mi sono fermato, pausa birretta. Abbiamo mangiato una roba. Notare la classe. E c'è persino gente che sfida la pioggia per andare in spiaggia. Ma è stata una mattinata senza pioggia, più o meno c'erano due goccette. Però la spiaggia pulita, cioè è una cragna qua come si vede, però nel senso che non c'è niente, a parte un po' di euro, ma avremmo trovato 4-5 euro a testa. Per il resto qualche ciondolo. Niente di che. Diciamo che la settimana scorsa è andata meglio perché abbiamo comunque trovato più monete rispetto a quelle che abbiamo trovato oggi. Si vede che qua sono già passati a spazzolare tutto quello che potevano spazzolare. Tornate alle origini. Ha scaricato nel frattempo l'altro metal, ha preso quello di scorta e qua fanno i ricchi fighi e dopo rimangono senza batteria. Appunto. E niente, dai, adesso facciamo un girettino, anzi fammi bere un po' di birretta qua, che ci sta, arrivo, eh. Oh Grizzly, cosa hai trovato? Ah, un 3-4 euro, una scarpetta in argento. Ah, pure in argento, eh. Buccia di culo. Poi centesimi. Ah, bene. Insomma, il caffè te lo sei pagato? Ma sono tornati alle origini col metal dei poveri. Perché quello di prima era dei ricchi? Sì, di sti cazzi era. Vieni a bere una birretta, dai, lascialo lì. Domani tutti ammalati. No, perché io c'ho l'ombrello, vedi? Tu hai l'ombrello, io no. Io c'ho l'ombrello. Perché beviamo la birretta. Tanto se dobbiamo fare la pipì. Mettiamo lì il mare. C'è tanto mare. Non ci mettiamo via un po' di lattina. Sì. Ho trovato anche queste. Vedi. Stanno seppellite. Tanto adesso abbiamo ancora un'oretta, poi penso che ce ne andiamo perché tra la pioggia, tra che poi viene scuro. Salute. Viva. Viva. Ciucin. Cin, viva. E domenica prossima? Montagna. Montagna? O se no Bibione. Dai, Bibione. Adesso, settimana scorsa eravamo a Lignano Sabbia d'Oro. E oggi siamo a Grado, provincia di Gorizia, e settimana prossima si può fare Bibione, dai. Sì, dai, Bibione si può fare. L'ultima, perché poi dopo ricominciano le stagioni. Tra un po' cominciano a sistemare le tutti i gazebri, metto tutto a posto. Sì. Bello, mi piace questo. Buongiorno, comunque. Buongiorno, no, che no, vedi che dopo non mi, no, non mi blocchino il video perché hai ruttato. Libero. Sì, sì, ho capito io. Bello, mi piace. Almeno oggi non faccio il video con la spazzolata solita, no? Facciamo un video con una birretta e via. Sì, e via. Perché qua il tempo non è che sia di migliore. Anche perché è magra oggi, quindi. Però c'è gente che viene in spiaggia ancora. Con la pioggia. Bah. Oggi è magretta. Sì, oggi è magra. Abbiamo fatto, cosa saranno? 4 km sta spiaggia. Sì. Di più? Abbiamo fatto fino adesso, se ti dico, aspetta, Aspetta un attimo che a zero qua. Dove cazzo è? Allora, abbiamo fatto 12.000 passi. 10 km. 10 km. Perché abbiamo fatto andata e ritorno. Quindi sono 5 km di spiaggia. È magra perché è molto era pulita. Tutto pulito, ma neanche immondizia, quello è il fatto. Zero. Cioè, linguette, zero. Da boh, qualcosina c'era, ma poca roba, perché di solito c'è proprio cragna. Di solito in spiaggia fai tipo 2000 buche, e invece oggi. Ho trovato prima un calibro 50, un bossolo, e dopo cosa ho tirato fuori ancora? Un accendino. Un accendino, un po' di proiettili anche, interi. Bah.
E qualcuno qua ha trovato un 10 centesimi. Vittorio Emanuele. Vittorio, cos'era? Ape? No. Sì, 10 ape. 10 ape in spiaggia. In spiaggia. Detto, vabbè. È lì da 100 anni. Però quella lì è il colore originale. Sì, quello lì è il colore originale. Perché gli altri di solito sono tutti color rame. Vabbè, vediamo se lo troviamo così in velocità. Così lo facciamo vedere. Eccolo qua. Questo è quello che ha trovato oggi. Dov'è? Poco e niente. Questo qua è il Vittorio. Questo è il Vittorio. 10 ape. 10 ape in spiaggia, vabbè. Poi vai in giro a cercarli nei boschi e non trovi un cazzo. Non trovi un cazzo, davvero. Andiamo avanti, va. Sì. Boh, allora, io vi saluto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Sia il mio che a quello di Grizzly Metal Urbex. Fatemi salire, ragazzi. Facciamo arrivare anche lui a 1000. Grizzly Metal Urbex. Bravo, ma tanto poi ti taggo sul canale, quindi dopo ti trovano. E niente, ci aggiorniamo, vediamo se riusciamo a fare ancora un video dopo, perché i cameraman sono rimasti in macchina perché piove, sono fighettine, no, le donne e noi temerari qua sotto la pioggia, sì. E quindi ho detto faccio un video da solo, che come al solito. E niente, dai, se riusciamo facciamo ancora un video dopo, se no ci vediamo alla prossima uscita. Ciao ciao ragazzi.